No, scusa, cercavo il bagno. Tieni. Grazie. Mi fai un favore? Sì. Ora mi prenderesti l'acqua, guarda, sta lì. Tieni. Grazie. Vieni, siediti. Raccontami qualcosa. E cosa... cosa ti racconto? Chi sei? Pietro Manzani. Ci siamo presentati prima, no? Sono in classe con tuo cugino. Ah, ho capito. Sei quello con la famiglia fichissima. Tommaso ti ha detto così? Scommetto che sei un bilancia. No, pesci. Ma dai. Dovresti farti tatuare qua due piccoli pesci. È vero, non ci avevo ancora pensato. Ma non farà male. Vabbè, ma te perché abiti in questa casa da sola? I tuoi genitori sono in ferie. Mamma è in giro con Greenpeace, papà invece sta a San Francisco con la sua nuova fidanzata, Claire. Era un'osa paziente, anoressica, maniaco-depressiva. Una rottura di palle che non ti dico. Tuo padre è dottore? Psichiatra. Accidenti! E te cosa fai? Studi? L'anno scorso facevo l'artistico, poi dopo il tentativo di suicidio mi hanno iscritto allo Chateaubriand, però è un orrendo covo di figli di papà. Tentativo di suicidio? Sì, ci ho provato 2 volte. Tu quante? Ma praticamente tutti i giorni, cioè più che altro come progetto mentale. È una normale situazione giovanile, dice. Poi boh. Una volta mi sono fatta fuori 2 confezioni di pasticche che ho trovato in studio di papà. Lavanda gastrica. Un'altra invece mi sono sparata in vena una siringa d'aria, ma mi è finita intramuscolo. Ma naturalmente non sei felice. Vorrei vedere. La felicità è la malattia degli imbecilli. Chi l'ha detto? Rimbaud? Céline? Me lo sono inventato. Tu sei un pischello di provincia che crede a tutte le stronzate che gli dicono. È vero? Diti sì. È vero, è così. Sei adorabile. Allora io adesso dormo, però tu non te ne vai. E se mi sveglio continuiamo a parlare e mi dai sempre ragione, ok? Ok. Tieni. Cercavo il bagno. Mi fai un favore? Mi prenderesti l'acqua? Sta lì. Grazie. Dai, siediti. Che succede di là? Niente, discutono. Raccontami qualcosa. Cosa ti racconto? Chi sei? Piero Manzani. Ci siamo presentati prima, sono in classe con tuo cugino. Ah, ho capito, sei quello con la famiglia fichissima. Sì. Ah, ho capito, sei quello con la famiglia fichissima. Tommaso ti ha detto così? Scommetto che sei una bilancia. Pesci. Ma dai, dovresti farti ritatuare. Proprio qui, guarda, 2 piccoli pesci. Ma dai, dovresti farti ritatuare qui, 2 piccoli pesci. È vero, non ci avevo ancora pensato. Non farà male. Te come mai abiti da sola in questa casa? I tuoi genitori sono partiti. Beh, mamma dovrebbe essere in giro con Greenpeace. Papà è a San Francisco, con la sua nuova fidanzata, Claire. Era una sua paziente. Anoressica, maniaco-depressiva. Una rottura di palle che non ti dico. Tuo padre è dottore? Psichiatra. Accidenti, e tu invece cosa fai? Studi? L'anno scorso facevo l'artistico, poi dopo il tentativo di suicidio mi hanno iscritta allo Chateaubriand, un orrendo covo di figli di papà. L'anno scorso facevo l'artistico, poi dopo il tentativo di suicidio mi hanno iscritta allo Chateaubriand, che però è un orrendo covo di figli di papà. Tentativo di suicidio? Ci ho provato 2 volte, tu quante? Io ci ho provato 2 volte, tu quante? Ma... praticamente tutti i giorni, cioè più che altro come progetto mentale. È una normale pulsione giovanile, dice.
poi boh. Una volta mi sono fatta fuori due confezioni di pasticche che ho trovato nello studio di papà, lavanda gastrica, e un'altra volta mi sono sparata in vena una siringa d'aria, ma mi è finita in intramuscolo. Una volta mi sono fatta fuori due confezioni di pasticche che ho trovato nello studio di papà, lavanda gastrica. Un'altra volta mi sono sparata in vena una siringa d'aria, ma mi è finita in tramuscolo. Naturalmente non sei felice. Vorrei vedere. La felicità è la malattia degli imbecilli. Chi l'ha detto? Vorrei vedere. La felicità è la malattia degli imbecilli. Chi l'ha detto? Rimbaud? Céline. Me lo sono inventato. Tu sei un pischello di provincia che crede a tutte le stronzate che gli dicono. È vero? Didi sì? È vero, è così. Sei adorabile. Allora, io adesso dormo, però tu non te ne vai. Se mi sveglio continuiamo a parlare e mi dai sempre ragione, ok? Ok. Possiamo noi richiamare delle sensazioni. Perché noi riusciamo a fare questo? Perché abbiamo un ricordo fisico di quella cosa. Quella cosa è rimasta, si può dire, tra virgolette, impregnata nel nostro corpo, no? Per esempio, dico, non so, c'è qualcosa, no, che fa parte della vostra, anche della vostra infanzia, che può essere anche, non so, la morte di un animale, no? Molto caro per voi. In un secondo, richiamando quella sensazione, mi attiverò. Parlando senza utilizzare la voce, ed è stato liberatorio. Il corpo deve avere un'energia, voi dovete avere una presenza scenica, è importante, si vede da queste cose qui. Ok?
Quindi dovete richiamare un'energia nel corpo, un desiderio di... Quello che noi facciamo, il teatro, non è vero, non è verità. Però dobbiamo attingere da quella verità. Ok? Benissimo, ragazzi. Bravo. Grazie. 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 Per un attore avere la dizione sporca significa quasi del tutto non lavorare. O meglio, può fare solo determinate cose. Tipo, magari voi vedete, no, in televisione ci sono degli attori che recitano in napoletano, in calabrese, in siciliano, ma fanno solo quello. Fanno sempre solo quel ruolo. E quando il filone si esaurisce non fanno più niente. Perché comunque vengono riconosciuti come quella cosa lì, mentre un attore deve poter fare tutto. La nostra dizione è come a questa lavagna, vedete? È piuttosto pulita, no? È bianca. Su questa lavagna io posso scegliere di scrivere con un pennarello blu o un pennarello nero, o rosso o giallo o verde. Il colore del mio pennarello è il colore che io voglio dare all'accento del mio personaggio, il colore che voglio dare al modo di parlare del mio personaggio. Questo è molto importante, ma lo posso fare solo se ho la lavagna bianca. Perché se questa lavagna fosse tutta sporca e io ci scrivessi sopra, voi non capireste niente di quello che ho scritto, giusto? Allora, per quanto mi riguarda, mi sono trovata molto bene. Sento proprio la differenza che c'è nel sentire parlare te e noi, cioè proprio abissale. E ho scoperto cose nuove, però pensavo peggio. Ah, sì. Ogni volta mi prendono in giro per la dizione quando vado dai miei amici fuori. Quindi adesso voglio tornare giù, parlare con la dizione corretta, almeno tentare di parlare con la dizione corretta e farmi prendere in giro perché ho la dizione corretta. Brava! Ho scoperto molte cose nuove, mi sono reso conto soprattutto degli errori che faccio inconsciamente. Secondo me è stato anche molto interessante vedere il confronto tra tutti i dialetti e le differenze, quindi anche divertente. Per me posso dire che è stata una giornata utilissima, prima cosa perché io sono straniera e forse non posso parlare mai l'italiano pulito. Anche per me è stato utile, io ho un dialetto un po' misto, particolare, quindi capire dove sbaglio e avere anche degli esercizi utili. Per me ogni volta la dizione è una gran mazzata, perché non so, io penso di non essere così malaccio, invece ogni volta mi dicono
Si fai questo, fai quello. A me è piaciuto molto, è stato molto utile, però so che devo lavorare tantissimo. Questo mi è piaciuto tanto, mi sono divertita. Per me è stata un po' una novità perché non avevo fatto niente del genere. È stato bello, istruttivo, a tratti demoralizzante. È stata una giornata molto divertente. Anche il fatto di non essere giù in Sicilia e quindi essendo qua con noi confrontarci con persone con posti diversi è una cosa in più. Invece vi ringrazio, ho lavorato molto bene con voi, siete stati attentissimi, mi piace lavorare sempre con le persone più grandi di età perché il rapporto che si instaura è diverso, è interessante. E vi auguro di studiare, vi auguro soprattutto di fare quello che volete, di seguire il vostro sogno e di diventare un giorno colleghi. Grazie. Buona giornata. Appartengo anche a quella categoria di attori, registi, eccetera, che pensa che la parola sia molto importante per un attore, sia utile, sia fondamentale, ma non tanto quanto lo sono le emozioni, perché le emozioni possono essere, ricordatelo perché questo è il verbo, le emozioni possono essere trasmesse anche attraverso, anche senza l'uso della parola. Ecco, l'attore deve avere a che fare con l'energia, deve saperla riconoscere, deve saperla prendere, deve salire su un palcoscenico, sapere che c'è un pubblico distratto e lo deve agguantare. Ora, da una parte c'è il talento, indubbiamente, dall'altra parte c'è la tecnica, perché noi abbiamo bisogno della tecnica. E stabiliamo insieme qual è il momento prima. Che cos'è il momento prima? È il momento emozionale prima dell'attore. Perché sono arrivata a quel punto? Esattamente, è un'inquadratura master, quindi lui entra da dietro, queste frecce indicano i passaggi, no? Lei sta sul divano dando la schiena, lui entra, abbassa la musica, la guarda, abbassa la musica, si avvicina, sorride, lei apre gli occhi e gli chiede di sedersi vicino a lei. Lei ruota a favore dalla nostra parte, mi piacerebbe che lui si sedesse a terra, proprio per dare maggiore importanza a lei, no? Niente, discutono. Ok, allora incominciamo a dare un po' di indicazioni. Qua sicuramente in testa dobbiamo mettere delle cose, dobbiamo mettere un sorriso, dobbiamo mettere un perché lui arriva, la guarda. Mamma dovrebbe essere in giro con Greenpeace e papà sta a San Francisco con la sua nuova fidanzata, Claire, era una sua paziente, anoressica, maniacodepressiva. Ok, era una sua paziente, anoressica. E se mi sveglio continuiamo a parlare e tu mi dai sempre ragione, ok? Ok. Esatto, lui è imbambolato. Ok? Sì, dico di sì, quello che vuoi, sì. Quando c'è l'azione, finché non c'è azione o cut, voi dovete continuare a recitare, dicendo cosa? Nulla, guardandovi, ok? È un esercizio che si fa in America, si chiama jumping down, salto in giù, e si abbina con questo suono. Ha, fatemelo fare. Ha, 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 ed è un suono, è un esercizio, un salto che aiuta a scaricare. Cadiamo dentro le nostre gambe. Sì, sentite com'è rigido? Piano piano, dobbiamo conquistare, dobbiamo trovare.
tutte raccordate, altrimenti poi non si possono montare. Magari abbiamo una scena bellissima dove tu hai il bicchiere nella mano destra e l'altra con la mano sinistra, quindi inevitabilmente poi il regista e il montatore devono fare delle scelte legate all'edizione, perché altrimenti non torna l'immagine, capito? Non si sposa, non è raccordata. Quindi pochi movimenti, ma sappiate bene quello, mettete a fuoco quello che state facendo, ok? Con le battute e tutto qua. Quindi naturalmente il discorso che facevamo ieri l'altra volta, cioè la prima scena fluida, perché l'avete fatta distinto, quando dovete incominciare a ricordare mi alzo, mi sposto, levo e metto, subentra la tecnica, subentra un altro tipo di concentrazione e quindi si rischia di creare qualche intoppo, ok? Assonnata, Carlotta, giusto? Sì. Assonnato, ti svegli un po'. Azione? Rilassato, morbido, verso di lei, ma tecnicamente più a favore macchina. Vedi un po', lo guardi. Che succede di là? Okay. Tu? Niente, discutono. Niente. Levale queste, tutte okay. Queste ondine dentro, eh. Niente, discutono, più asciutto.